Buongiorno ragazzi, con questo video andiamo avanti a parlare di nutrizione e di digestione. Vi ho creato una raccolta di video sull'apparato digerente per la vostra classe. Condividerò la lezione, questi video, tramite un link che vi lascerò poi sul registro elettronico. Non li vediamo adesso durante questa lezione perché sono video, sono tanti e uno o due sono particolarmente lunghi. Vi aiuteranno assolutamente nello studio, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Allora, noi invece siamo qui, siamo a pagina D56 e iniziamo a parlare quindi dell'apparato digerente più nel dettaglio. Allora, l'apparato digerente inizia dalla bocca e finisce nell'apertura esterna anale. Tutto questo tubo è lungo più di 10 metri di lunghezza, quindi immaginate quanto debba essere aggrovigliato e organizzato per poi ridursi invece a poco più di 1 metro in realtà, se consideriamo un'altezza media di una persona. Ci sono diverse parti che vanno a costituire l'apparato digerente. La prima è la bocca. Poi, quindi dalla bocca dobbiamo scendere piano piano lungo, faccio ancora lo zoom, piano piano lungo la faringe. La faringe è una parte piuttosto stretta, vedete, una persona piuttosto stretta che mette in comunicazione la bocca con un altro tubo. Questo altro tubo, vedete, qua avete ancora un'immagine migliore, uno zoom, la bocca con l'esofago e la laringe. La laringe però che va quindi da questa parte, la laringe è un tubo che appartiene all'apparato respiratorio, mentre l'esofago appartiene all'apparato digerente. Quindi abbiamo poi un'altra struttura che è questa qua in azzurro, che è l'epiglottide, che fa praticamente è un passaggio, una porta che si apre al passaggio del cibo, chiude, tiene chiuso il passaggio della laringe e lascia aperto invece il passaggio dell'esofago. Quindi questo tubo qui poi è tutto l'esofago, arriviamo poi allo stomaco e poi abbiamo l'intestino tenue, che è quello interno, l'intestino grasso e poi appunto l'apertura esterna. Partiamo dalla bocca. Ah, ecco, vi aggiungo anche una cosa. Questo è, diciamo, il tubo nel quale passa propriamente il cibo, il percorso nel quale passa propriamente il cibo. Però in realtà abbiamo altri organi indispensabili per lo svolgimento della digestione. Questi sono le ghiandole salivari che si trovano in bocca, il fegato, che è questo organo con questa forma irregolare particolare, scuro. E il pancreas, che è questa ghiandolina qua gialla. Adesso la vediamo un po' più tardi. Vedete, abbiamo le frecce nell'altra pagina, eccolo qua. Questo pancreas è questo qua giallo, è questa ghiandola che si trova tra lo stomaco e l'intestino. Quindi è piuttosto complesso. Allora, cerchiamo di renderlo facile e comprensibile. Allora, la prima tappa, abbiamo detto, quindi dell'assunzione del cibo, è la bocca. Se vi ricordate le quattro tappe, abbiamo l'assunzione, la digestione, l'assimilazione, l'assorbimento e l'eliminazione. La prima tappa è l'assunzione, quindi noi mettiamo in bocca il cibo. Quindi qua è la prima tappa in cui noi veniamo in contatto con l'alimento. Però la bocca non è solo l'organo in cui avviene l'assunzione, ma in realtà anche la digestione, perché qua nel primo organo, nella prima tappa dell'apparato digerente, parte già la digestione. Infatti, come ben sappiamo, i denti servono per triturare il cibo, quindi già avviene la trasformazione del cibo in cibo complesso in cibo più semplice. Non solo abbiamo i denti che ci aiutano nella triturazione, ma abbiamo la lingua, che è un organo mobile che ci permette di rimescolare il cibo, e abbiamo la saliva. La saliva è un liquido che ci permette di impastare, di rendere più, diciamo, cremoso il cibo, in modo, da renderlo più digeribile. La saliva è prodotta dalle ghiandole salivari, che sono principalmente tre, le avete indicate qua, le sottolinguali che si trovano sotto la lingua, sottomandibolari che si trovano nella mandibola e parotidi che si trovano ai lati della bocca.
E quindi le ghiandole salivari producono la saliva che è ricca di enzimi. Questi enzimi sono delle proteine che sono come praticamente degli omini nelle fabbriche che invece che montare nella catena di montaggio gli oggetti le smontano. Quindi saranno già loro che iniziano a smontare qualche macronutriente come per esempio l'amido. Quindi immaginiamo che siamo liguri di mangiare un bel pezzo di focaccia. La focaccia è fatta di amido e farina cotta con olio extravergine d'oliva, quindi la saliva inizierà a digerire non ancora l'olio, ma inizierà a digerire l'amido, a smontarlo in pezzi più piccoli, perché noi l'amido non lo possiamo utilizzare già subito così com'è, abbiamo bisogno di smontarlo. E l'amido è formato da zuccheri, quindi soprattutto in un video che vi ho caricato, quello di come si digerisce un panino, vedrete che vi mostra molto facilmente che cos'è un amido, il carboidrato complesso e in che senso, cosa vuol dire smontarlo in zucchero semplice. Quindi dalla bocca abbiamo questo cibo triturato e parzialmente digerito che praticamente passerà lungo l'esofago, l'epiglottide, ricordatevi che si chiude la laringe e il cibo si troverà poi in questo tubo. È capitato a tutti di magari mangiare, deglutire mentre sta ridendo o sta parlando e il cibo cosa succede? Va di traverso. Questo perché, dato che stiamo parlando e respirando, abbiamo bisogno di mantenere anche la laringe aperta e quindi il cibo erroneamente va a finire nella laringe, nell'apparato quindi respiratorio e quindi noi ovviamente tossiamo per proteggere i nostri polmoni dall'eventuale cibo che sta finendo, in un luogo in cui non dovrebbe assolutamente esserci. In modo che torni su, quindi ricordatevelo per ricordarvi questa parte. Benissimo, quindi la faringe e l'esofago direi che è chiaro a tutti. Vado un attimo nell'altra pagina per parlarvi meglio dell'esofago. Eccolo qui, abbiamo lo zoom di questo tubo che è lungo circa 30 centimetri. Vedete che collega la faringe allo stomaco. Come fa questo tubo a far sì che il cibo vada giù anche quando è parzialmente solido? Perché si contrae e si rilassa. Quindi è una sorta di tubo che immaginate come se avessimo delle mani che massaggiassero questo tubo, in realtà lo fa da solo, e spinge giù il cibo. Quindi anche se noi fossimo sdraiati, riusciremmo tranquillamente a far arrivare il cibo nello stomaco. Non so, è capitato a tutti di mangiare magari in spiaggia, sdraiati sull'asciugamano, il cibo va comunque giù. Lo stomaco, vedete, è questo sacchetto. Abbiamo una valvola qua iniziale che si trova, che si dice, che si chiama cardias, che fa sì che il cibo, una volta che si trovi nello stomaco, non torni su. Quindi anche quando possiamo mangiare da sdraiati, che il cibo non è che ci ritorna su, sta comunque giù nello stomaco. Le pareti dello stomaco sono molto complesse. Ci sono dei muscoli che si contraggono, c'è una mucosa che produce del succo gastrico, in modo che questo succo gastrico, poi lo vediamo meglio la prossima volta, ma contiene anche qua degli enzimi. Ricordatevi, quelle proteine che fanno un po' l'azione degli omini nella fabbrica che smontano degli oggetti, quindi anche loro partecipano al processo di digestione, quindi di passaggio dalla molecola complessa alla molecola semplice. Esiste poi anche nel succo gastrico dell'acido cloridrico, che è un acido molto molto potente, ha un pH molto molto basso, quindi un'acidità alta e serve anche per disinfettare. Quindi quello che otteniamo è una poltiglia sempre più liquida, parzialmente digerita e assolutamente sicura dal punto di vista sanitario, quindi è microbiologicamente azzerato, quindi è qualcosa di sicuro, disinfettato e inoltre parzialmente digerito, quindi immaginiamo di mangiare anche qualcosa di molto fibroso, come per esempio, non so, la verdura, per esempio la verdura cruda è molto fibrosa, riusciamo a digerirla. Quindi è una poltiglia veramente ben fatta adesso qua nel nostro stomaco. Qui poi abbiamo un'altra valvola che si chiama piloro, che fa anche questa la funzione di chiudere praticamente il passaggio. Una volta che ha passato tutto il cibo, permette al cibo di non tornare più su.
Ed ecco qui, arriviamo quindi nell'ultimo tratto, quindi torno un attimo indietro così vi faccio di nuovo vedere. Eccolo qua, quindi abbiamo fatto tutto questo passaggio, siamo qua nello stomaco e adesso vedete c'è questo collegamento tra lo stomaco e l'intestino tenue. Ovviamente l'intestino è tutto aggrovigliato perché abbiamo detto che è molto lungo, quindi deve essere un po' tutto aggrovigliato per starci a livello proprio di spazio. Eccolo, prima di arrivare però all'intestino, ricordiamoci, vedete qua abbiamo il collegamento tra intestino tenue e lo stomaco, però ricordiamoci che nello stomaco c'è un pH molto molto acido, quindi il cibo è una poltiglia estremamente acida, parzialmente digerita, che non può andare direttamente nell'intestino. Perché l'intestino non ha tutto quel muco protettivo e quindi abbiamo bisogno che venga, diciamo, neutralizzato. Cioè, se vi ricordate quando abbiamo studiato il pH, abbiamo bisogno che torni da un pH 2-3 a un pH di nuovo neutro 7. Quindi, cosa succede? Abbiamo il pancreas vedete questa ghiandola e anche il fegato che produce dei succhi gastrici. E la cistifellea che raccoglie questi succhi, quindi vedete, ognuno produce qualche cosa, vengono raccolti questi succhi che sono basici, che quindi si neutralizzano insieme alle succhi gastrici acidi ancora provenienti, contenuti nel cibo che arriva dallo stomaco. E inoltre ci sono anche il pancreas che produce diciamo ormoni molto importanti come l'insulina e il glucagone che serviranno per gestire lo zucchero. Mi rendo conto che è un argomento molto complesso questo, cercate di renderlo il più semplice possibile, ognuno sa come renderlo più facile possibile per riuscire a capirlo. Se non capite questa parte del pancreas e del fegato, dopo aver insistito un po' di tempo, passate direttamente dallo stomaco all'intestino, non è un problema. Il fegato produce appunto la bile, che viene immagazzinata, vedete, in questa cistifellea e poi viene riversata nell'intestino, nel duodeno, nella prima parte dell'intestino, quando appunto serve per la digestione, quindi quando sta arrivando il cibo parzialmente digerito dallo stomaco. L'intestino è un tubo particolarmente complesso, come vi dicevo prima, abbiamo quello interno che è l'intestino tenue e questo qua che va tutto intorno formando angoli retti è l'intestino crasso. Ha una lunghezza pazzesca, pensate che è lungo solamente l'intestino tenue, lungo 7-8 metri e quindi vedete tutto aggrovigliato. Allora, anche qua se siete bravi, vi ricordate che l'intestino tenue è formato da tre parti: il duodeno, il digiuno e l'ileo, sono in quest'ordine. Nel duodeno è dove arriva il cibo parzialmente digerito dallo stomaco. Quindi la prima parte che vedete questa parte qua, questo pezzo qui è il duodeno. Comunque tutto l'intestino tenue. All'interno dell'intestino tenue ci sono delle strutture molto particolari che si chiamano villi intestinali, che dovete immaginarvi come un po' i guanti da cucina, no? Abbiamo le dita del guanto da cucina, esatto, sono esattamente così, e servono per favorire l'assimilazione del cibo. Quindi adesso abbiamo delle sostanze semplici che devono appunto passare dall'interno dell'intestino al corpo e quindi questi villi intestinali permettono al cibo, ormai non si può più parlare di cibo, ma di sostanze semplici come gli amminoacidi che formano le proteine, che formavano le proteine del mio cibo e per esempio lo zucchero che formava per esempio il panino, la pasta o la focaccia che ho mangiato, di attraversare appunto l'intestino. Poi abbiamo l'intestino crasso, dove dentro ci sono moltissimi batteri, se vi ricordate li abbiamo già citati, e anche questo è formato da tre parti, il ceco, il colon e il retto, l'ultima parte che sbocca poi verso l'esterno. E qui il cibo, niente, attraversa, qua si raccolgono poi le sostanze di rifiuto che poi verranno espulse. Quindi mi rendo conto che è un argomento complesso, però provate a studiarlo sia dal libro con questa spiegazione, sia con l'aiuto dei video che vi ho caricato.
Questa parte sulla formazione dei denti e come si possono curare, tenersi cura dei denti, vi ho lasciato un video, non ve la chiederò, basta che la leggiate. Rimango a disposizione per eventuali dubbi per mail, mi raccomando, scrivetemi se avete dubbi e vi auguro buono studio. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima lezione.